L'artista esistenzialista, buonasera a tutti, una nuova quartina è da un po' che non ne decantavamo e quindi con disquisizioni in merito. Non nasciamo schiavi e né tantomeno padroni. La vita rimarca continuamente gioie e dolori ed ogni tanto ci propina giusto qualche buca di occasioni. I sogni divengono spesso incubi se amiamo circondarci sempre solo di grossolani idioti. La vita va purtroppo snocciolata troppe volte dai soliti volti noti. C'è tanta riflessione, tanta provocazione in questa quartina. Che dire? Io credo che non nasciamo schiavi, non nasciamo padroni, non siamo padroni di niente e di nessuno, delle emozioni di niente e di nessuno, però non è neanche giusto poi esserne schiavi, nel senso che probabilmente è giusto che ognuno abbia le proprie ideologie, le proprie scelte, le proprie strade, che nessuno deve essere succube di un altro, che dobbiamo fare le nostre scelte con la coscienza, con la nostra anima, con l'estrema tranquillità. Libertà di scelta, eccetera, eccetera. Chiaramente, ognuno di noi prende atto che ci possono essere delle difficoltà contingenti, che si rischia tanto, ma nessun rischio è calcolato ed è giusto probabilmente anche fare le scelte per crescere, per migliorarci. Insomma, nessuno può essere padrone di una scelta e nessuno deve esserne schiavo. Ma la vita dice rimarca continuamente gioie e dolori, sì, perché poi la vita dalle gioie e dai dolori, la vita è composta, è composita di gioie e dolori, probabilmente sono anche più i dolori che le gioie. Quante volte vi è capitato che vi muore un genitore e poi ti nasce un nipote. E sono a distanza di breve tempo, quindi in un lasso temporale molto breve, delle valutazioni per chi le ha provate, che ci fanno riflettere tanto di questa collante intimo molto molto sottile tra la vita e la morte, tra le gioie e i dolori. Quindi c'è da riflettere tanto in merito a ciò. Quindi sono anche intimamente legati, intimamente collegate, se vogliamo. Ogni tanto ci propina giusto qualche buco di occasione, quindi un po' c'è la provocazione, dice la vita ti lascia di tanto in tanto qualche buco di occasioni, no? Alcune occasioni, quelle occasioni che poi tu devi essere anche bravo, pronto, reattivo a dover o a riuscire a cogliere in pieno, perché poi non tutti i treni passano sempre, non hanno sempre le stesse stazioni, devi essere bravo a prendere quel treno, scusatemi, e trovarti in quella stazione, perché ripeto, le occasioni poi della vita sono talmente poche, parliamo di occasioni lavorative, occasioni amorose, amicizie o quant'altro, quindi tutto quello che ci capita, io credo, debba essere comunque vada vissuto perché ci può accrescere nell'intimo, a livello non solo intimistico, a livello profondo, a livello carattere comportamentale, come volete, emotivo, relazionale e quant'altro. I sogni spesso diventano incubi se ci circondiamo sempre solo di persone, di grossolani idioti. Ecco, delle volte un sogno, un qualcosa di bello, di particolare, un qualcosa che abbiamo creato noi tra numerose difficoltà, un qualcosa veramente di significativo, spesso diventa un incubo, cioè si sfalda, si frantuma. Diventa un qualcos'altro perché abbiamo a fianco a noi, ci circondiamo di persone poco, diciamo, partecipative, poco diligenti, non voglio dire per forza ignoranti, anche ignoranti come non conoscenti, persone che scherzano tutto e il contrario di tutto, deresponsabilizzate inverosimile, nel senso che non gliene frega niente di nessuno, e quindi c'è molta l'idiozia, la vedo anche come una forma che è correlata anche all'egoismo esasperato, qualcosa che è soltanto saccenza, interessa solo a me, non me ne frega niente del prossimo, eccetera, eccetera. Quindi chiaramente se sbagli un po' la valutazione, c'è cioè un errore di valutazione grossolana su se ti circondi di persone che non sono come te, non hanno la tua sensibilità, non hanno il senso di appartenenza, non credono nelle cose come ci credi tu, o sono molto superficiali, facilmente annoiato, annoiabili, e quindi oziosa, inverosimile e quant'altro, ecco che
Un sogno diventa un incubo, qualcosa di difficile da gestire, non bello come prima e, ripeto, un qualcosa di cui è preferibile fare a meno. La vita purtroppo snocciola troppe volte i soliti volti noti. Qui arriva l'altra provocazione, nel senso che la vita qui dice che molte volte va snocciolata, viene decantata, viene vissuta, viene assaporata. Viene vista, spiegata, disquisita, fate voi, troppe volte, tante volte, in modo eccessivo, dei soli volti noti. I filosofi, i consiglieri, molte volte parla chi sta più in alto di te, parla il genitore perché ha un potere su di te di vecchia data, parla, che ne so, a livello relativo il padrone, il capo, chi sta sopra di te perché ne sa più di te. L'amico di vecchia data che magari ha più anni parla più di te, se è un vero amico non lo sappiamo neanche perché magari ha più anni, cioè tutti che si sentono in dovere di, anche in diritto e in dovere, forse addirittura anche più in diritto, ecco, mi c'è forse un errore di valutazione da parte mia, di dire, di fare, di pensare tutto ciò che noi dobbiamo fare o non fare perché loro sono dei dispensatori atavici di consigli e io credo che poi ognuno debba fare la propria strada come è giusto che sia, per il semplice fatto che se veniamo sempre accompagnati non impariamo mai niente, è giusto che anche siamo i bambini, camminiamo con le nostre gambe, sbagliamo, impariamo, ci arrabbiamo, se sbagliamo ci scusiamo, è tutto un processo di crescita quotidiana, giorno per portarci alla fine della nostra esistenza ad averci capito qualcosa. L'artista esistenzialista, buona serata a tutti.